good evening, ladies and gentlemen. we're so glad to welcome you as part of our community tonight. please note that this webinar is being recorded and distributed live stream. by entering this virtual meeting room, you give your consent to be recorded and distributed by simeon moro eu and other third parties. if you prefer to not be recorded, please turn off your camera and microphone and or go to the facebook live video feed, the link to which i will now place in the chat room. For better experience, please turn off your microphone and set your video to gallery view. Tonight, our featured guest is Andrea Thomas Gambetti, CEO of Preludio Audio Production and Musical Creativity. So that Andrea may best express himself, he will speak in Italian, and I will translate his statements to English. Andrea, welcome. Ciao, Simone. Good evening to all friends in Facebook and Zoom. Ciao. Many thanks for your invitation. So, Andrea, tell us a little bit about Preludio and why uh, you've, you started Preludio. Yes. Uh, okay, excuse me. I speak uh, in Italian because I studied many years French. Don't I? Don't speak English so well. I, I think it's better. We are a little uh, bit slow because uh, I speak in Italian and Simeon uh, uh, translate, but I think it's better. Uh, I, I can speak better. <laughs> sure, excuse me. Sì, uh, Simeon, uh, grazie per il tuo invito. Text your limitation, uh, Preludio è una casa di produzione audio che esiste da circa 23 anni a Milano. So, Preludio is an audio production house that's existed for about 23 years in Milan. E noi ci occupiamo dei tre elementi dell'audio che sono importanti nella comunicazione, eh, vale a dire le voci, eh, la musica e il, il sound design. Il sound effect, so, we are always busy with the three elements of audio production that are most important: So the voices, the music and then the sound design. Qui nel nostro studio eh, registriamo voci quindi per gli spot pubblicitari o per i video istituzionali eh, produciamo musiche oppure scegliamo musiche eh, o proponiamo musiche da utilizzare per gli spot pubblicitari e creiamo eh, sound design. So we for instance record the voices, uh, voices that are speaking in commercials or singing and we also record the music and, and the sound design. We do everything in house. Questa sera eh, vi parlerò diciamo di eh, tre aspetti. Eh, il rapporto che c'è tra eh, musica e immagine, visto sotto tre profili. Il primo le musiche ad hoc, costruite appositamente, i cosiddetti jingle pubblicitari, il secondo, le library, cioè le musiche già pronte. già Confezionate e che vengono adattate a un determinato spot pubblicitario. E il terzo punto, il sound design degli spot. So I will be speaking about music and image. So pairing music with image uh, and dividing it into three parts. The so first is going to be music that is made pretty much ad hoc for an image, music that is selected from our own library and paired with an image and then the sound design ecco eh, prima di iniziare magari dico due parole su di me sulla mia formazione in modo so, che so uh, we begin i just like to say a few words about myself perché io ho una duplice estrazione diciamo così da una parte mi sono ho studiato economia e commercio mi sono laureato

direzione di coro, sono un direttore di coro, da qui è nata l'amicizia con Simeon e eh, ho studiato diversi anni anche direzione d'orchestra. And so the other one uh, the other area that I specialized in is music, having studied at the conservatory for many years guitar, choir direction, composition and uh, orchestral conducting and it's through music that I got to know Simeon. Quindi sicuramente eh, ho una, diciamo così, eh, una visuale abbastanza eh, completa che mi permette da un lato di essere vicino al cliente, comprenderne le esigenze, e dall'altra parte quella di stimolare i compositori e far capire ai compositori qual è il modo migliore per, perché eh, i nostri prodotti siano eh, efficaci. So, uh, that big uh, general uh, academic formation that I've had in music and business helps me give, give a very large overview of, to the clients, on the one hand, who need expert help in music, and on the other hand, the composers and the musicians who really need help understanding how to best compose, put their music together with, uh, with clients from a completely different area. Ecco, affrontando subito il tema della relazione che c'è tra la musica e l'immagine, la prima cosa che dico è che eh, quando ho studiato appunto eh, marketing, advertising all'università, eh, il mio insegnante, la prima cosa che disse è la musica non deve essere bella o brutta per una pubblicità. La musica, all'interno di una comunicazione aziendale, deve essere efficace. Quindi si può dire.. efficace o inefficace ma non certamente bella o brutta. So uh, going back to the fundamental idea of pairing music with image my marketing and advertising teachers would tell me there's no such thing as beautiful or ugly music uh, for an advertisement there is only efficient and inefficient music for an advertisement Ovviamente il rapporto tra musica e immagine è regolato da numerosissime variabili. Alcune di queste possono essere oggettive e altre invece sono nettamente soggettive. So between music and image there are many many variables and they could generally be divided in two camps. One is the objective variables and the other is the subjective variables. Faccio un esempio di una variabile soggettiva. Se eh, 40 anni fa, 30 anni fa, per i più giovani anche 10 anni fa, in una vacanza abbiamo ascoltato eh, durante una vacanza una sola audiocassetta, tutto il tempo solo quell'audiocassetta, a distanza di tanti anni riascoltarla in, in immediatamente ci eh, fa immergere nell'atmosfera. Di so, uh, take for example uh, something uh, from a vacation from 30 years ago, or even for young people 10 years ago. If, for example, those for 40, 30 years ago were listening to one audio cassette the entire vacation, hearing that years later would automatically bring that person into that vacation mode of 30 years ago, of 10 years ago. È chiaro quindi che ogni canzone, specialmente ogni canzone conosciuta, famosa, può essere vissuta in maniera soggettiva da ciascuno di noi. Ad alcuni potranno rievocare dei sentimenti positivi, ad altri possono anche esserci delle cose negative. Quindi, in particolare, pensiamo a un libro molto famoso: Ciascuno di noi vive that song or those experiences that we had while hearing that song in a subjective way for some people it may bring positive memories others ne others negative memories or the le, mus le musiche famose poi hanno anche un, un altro aspetto che bisogna tener presente eh, il fatto che eh, la musica è estremamente potente e in molte circostanze una musica si può fagocitare, e mangiare, diciamo così: no? il prodotto. Tu vedi la campagna eh, di una famosa automobile e dici: Ma che bella la musica del cantante Pino Daniele oppure di Bruce Princeton? Che marca di automobili era? Non mi ricordo. So, for instance, a uh, big, big, big problem. And the danger of famous music is that its music is so powerful that, for instance, uh, if you're listening, if you pair a Bruce Springsteen song with a car, then the person watching the commercial is probably thinking about Bruce Springsteen and won't remember actually which car model he or she was looking at during that commercial. Spesso la musica famosa può avere queste problematiche. Questa è la ragione. Per cui non sempre non sempre si ricorre alla musica famosa, ma si ricorre a musiche ad hoc o a library. La musica famosa poi ha anche il problema che potrebbe anche costare molto. Quindi so per queste ragioni, uh, potrebbe essere che molte compagnie non vanno a Universal Music o a una delle Sony, le grandi music licensing companies. They would go to somebody like Andrea. Because uh, they want their product to shine, they don't want to be advertising for a famous song. And so, for those reasons, that's why people would come to us and they would use one of our three services, ad hoc music, that we would compose ourselves to pair with the image, or our, use our music library and license music from there, or our sound design. Now, in accingiamo... <clears> the <throat> in a comporre ad hoc una musica per una campagna pubblicitaria o per qualunque altra, potrebbe anche essere per un film, per un telefilm, per una serie tv, per una, una sigla, qualunque cosa, e è molto importante il cosiddetto, eh, cioè conoscere bene le, eh, le variabili eh, che, che ogni musica, di cui ogni musica dispone, no? Quindi noi sappiamo che... vai. so for, for that reason it's very important when we are doing ad hoc music that we for, be it for a film for a tv series for uh, an advertisement whatever it be we have to really take into consideration those subjective and objective variables that people will, will uh, inevitably affect people who hear the music they will remember different, uh, different they will be recalled different memories when hearing that music Le variabili sono quattro, diciamo, la melodia, l'armonia, la strumentazione e il ritmo. So there, uh, um, there are four variables that when we are using ad hoc music, we are composing ad hoc music, we will work, we, we have these four variables we can work with. The first is a melody, the second is the harmony, the third is the instrumentation and the fourth is a ritmo. E queste sono variabili oggettive. Se un brano è in modo minore è oggettivo che risulterà o sembrerà un pochino più malinconico, più triste rispetto a un brano in maggiore, in modo maggiore. So for instance those four variables melody, harmony, instrumentation and rhythm are objective variables and so for instance if we put the harmony a, mi a minor harmony it's objectively going to affect people by giving them some kind of a melancholic mood. Anche la scelta dello strumento è fondamentale. Vi faccio un esempio molto banale, se noi dovessimo sonorizzare l'immagine di una sorgente d'acqua pura, fresca che sgorga in alta montagna, beh, certamente non ci mettiamo un trombone, no? Può, può, può. So for instance, uh, let's take the Ad hoc variable instrumentation that can also have as an objective variable because, for instance, if we are imagining a waterfall uh, somewhere in, uh, high in the mountains, you're, you're not going to want to put a trombone, because it's going to probably not give people the idea of a, of a waterfall high in the mountains, you'd want to use something like a harp. A meno che non si voglia sottolineare la pesantezza dell'acqua, eh? <laughs> Unless, for instance, with the trombone, you might want to be uh, to underline the heaviness of the water. so So, yeah. So, it could be, uh, for instance, uh, using the trombone could be very good for uh, showing something that's heavy. Questo è per far capire appunto la differenza tra le variabili oggettive e le variabili soggettive. In qualche maniera noi, noi compositori possiamo agire su quelle oggettive, però poi alla fin fine c'è comunque una percentuale di soggettività, è il cliente alla fin fine che sceglie. So those are, come ho detto, the objective variables that we have at our availability, the subjective part. The subjective variables are inevitably the client and the uh, perception of the client who is listening to that because that client will tell you, yes, that's good, or no, it's too sad, or it's too happy. So it's the subjectiveness, the subjective reception of that client that uh, is the big variable in our business. Ora eh, vi mostrerò alcuni esempi di campagne pubblicitarie che noi qui in Italia abbiamo realizzato e vi illustrerò il brief che ci è stato dato precedentemente dall'agenzia, cioè le esigenze del cliente. So here I'm now I'm going to show you some examples of commercials that we've produced here in Italy and I will show you then also discuss the briefs that we received. when we were uh, first met the clients and the instructions that they gave us for these commercials ecco una premessa è che eh, le agenzie quando ti forniscono il brief anche in questo caso abbiamo due due aspetti molto simpatici no il primo hanno le idee chiare il secondo non hanno le idee chiare so there are two premises that you have to take into consideration when working with clients When you first meet them and they hand over the brief, there uh, are either the clients who know exactly what they want, and then there are the clients who have no idea what they want. <laughs> allora, eh, questo primo caso che vi mostrerò è un caso in cui Preludio ha vinto un premio per migliore colonna sonora originale di uno spot qualche anno fa. E ed è un caso in cui l'agenzia aveva le idee molto molto chiare perché, so, eh, vai. in this first case, uh, where the client had it knew exactly what they wanted, this is a case in which uh, my company, Preludio, won a, an award in Italy for the best soundtrack. Because, uh, and I'll show you exactly what I'm talking about why the why this made it easy for us. To write to make this music and to get the right soundtrack. La, il cliente è una marca di eh, gomme da masticare che si chiama Dagon Protect, tanto poi lo vedrete. E eh, il brief era questo: volevano un brano famoso eh, che eh, si intitola When You're Smiling. E vorrei, avrebbero voluto una, un adattamento, un diciamo così, un riarrangiamento di questo brano in una versione swing anni 50. So, uh, the first part of this brief was that the client wanted a famous music. The name of the song is When You're Smiling, and they wanted a riarrangement so that that, sound, that song, When You're Smiling, sounds like it's from, it was recorded in the 1950s. Noi abbiamo eh, ripreso il brano, eh, ha collaborato a questo spot Mariano Di Monte che è un ragazzo che collabora con noi da tanti anni insieme a un pool di suoi amici Fabio Dale e tanti altri e avevano eh, utilizzato, abbiamo utilizzato strumenti reali come per esempio i fiati e la voce molto bella di una cantante femminile Veronica Sbargia. And so we worked with a colleague of ours here in order to produce this Mario di Monte and we recorded real instruments, so people playing real instruments and we used the beautiful voice of a singer who's so all of this was recorded live in house. E questo è il risultato Here's what it sounds like. What does your smile say? When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're Protex let your smile speak for you. Ecco spero che vi sia piaciuta. Anche perché, eh, oggigiorno, fare produzioni pubblicitarie con strumenti reali è una cosa molto rara. Perché i budget purtroppo negli ultimi anni si sono assottigliati moltissimo. So, I hope you. Enjoyed that, uh, and... I'd like to uh, underline that it's uh, very uncommon to record real instruments being played today because generally speaking budgets for commercials like this uh, have really uh, diminished and so it's not common to have real instruments being played by real instrumentalists. Ecco, un altro esempio molto simile a quello che avete appena visto è lo spot per una Renault, un modello di Renault Scenic Che aveva a bordo anche un dispositivo di PlayStation eh, per, per, per far giocare i ragazzi. L sì. In questo caso vai vai. So uh, here's another commercial that uh it's similar. It's for the Renault Car uh, that has a PlayStation for the kids to use. And uh, so that's uh è molto simile lo spot perché anche in questo caso ci veniva richiesta gioiosità, allegria, era rivolto al mondo dei ragazzi, per loro il gioco dopo la scuola era è chiaramente un momento di, di, di relax e di svago. E anche in questo caso ci è stato chiesto uno swing anni '50. So for this, per questo è molto, to simile other brief che abbiamo ricevuto per il chewing gum. And it's they wanted a music that was joyful uh, that uh, had it has to do with kids playing kids uh, uh, just having fun and letting go and it was also asked that we made a music a swing music from the 1950s la differenza con lo spot di, pri di prima è che questa musica è stata scritta da noi anche il testo anche le parole è tutto un, un brano inventato non è un brano anni 50 so the difference is that it doesn't come from a music that existed before we composed everything the text the music the singing the, uh, the instrumentation everything is from preludio Nick con PSP PlayStation Portable. Il divertimento ha trovato famiglia. Ecco, questo era un secondo esempio, un terzo esempio invece è un, eh, un spot nel quale ci veniva richiesto di creare eh, una canzone di musica leggera che potesse sembrare un brano tipo quelli che si ascoltano a Sanremo. E nel quale venisse usato il testo: Io ci sarò, ti aiuterò, ti sarò vicino. And so here is a third example I'm going to give you, in which it, the brief asked us to create a light-sounding new age music, something like you'd hear at the pop music festival Sanremo in Italy. And the text it's about I will be there for you. E in realtà il prodotto è un fermento lattico per so the the funny part is that this is actually uh, it's uh, something to help your digestion and so uh, it's a little uh, little pill that you take uh, if your stomach is feeling bad and so that in that sense it's i will be there for you when you need me Quindi è una canzone d'amore che viene affidata a un finto eh, cantante che gira per le strade della città, ma che rappresenta eh, l'aiuto di questi fermenti lattici al proprio intestino, insomma. Yeah, so it's actually a love song that's being sung by a fictional singer who goes around the city telling people that this uh, uh, this um this pill that will help you digest. Help you if you have digestive problems is be there for you when you need it. Il, il cantante che suona nello spot. Che vedete che vedrete adesso nello spot è un attore. Il cantante vero è il nostro Mariano Di Monte lui che ha la cantata. And so, uh, in-house. This is again. Mario Di Monte who is actually singing it from our preludio preludio studio. Ci sarò, se tu mi chiami ti risponderò e ti aiuterò quando ne avrai bisogno. E ci sarò, ti prenderò cura di te e vicino di giorno e di notte sempre resterò. Per curare e prevenire le alterazioni della flora batterica intestinale Entero Germina, una risposta che si fa sentire. È un medicinale, leggere attentamente il foglio illustrativo. Un'altra cosa molto divertente che abbiamo eh, realizzato in questi anni è un piccolo spot di 10 secondi per le patatine Pringles. So a, a very very fun commercial that we got to do is a 10 second commercial for the Pringles chips. Io anni anni fa suonavo in una band country il Bengio. So many years ago I played in a country band and my instrument was banjo. E quando siamo andati a prendere il brief in questa agenzia di pubblicità, dissi ad Alberto che era il mio socio che all allora scrivavamo le musiche insieme, gli dissi "Che bello sarebbe se ci facessero fare per una volta uno spot country." So at that time Alberto, who's what all my colleagues and I we were sitting in the waiting room waiting to get this brief from the company And we were talking among ourselves and I said, you know, when is it, when will they give us the opportunity to write a country song? Di pubblicità, e il brief era una musica country. And you won't believe it, but they invited us in and op we opened the brief and they said, we want you to write a country song. La cosa interessante di questo spot è che l'abbiamo suonato guardando il video, quindi come si fa proprio per la musica da film, seguendo i movimenti delle immagini e cercando di andare a tempo con le immagini. Questa so, operazione rende la musica molto più attractive. So the way we did it was just like in in Hollywood films. We would looked we looked at the video which had no sound whatsoever and we wrote the music based on everything visual we saw which makes that the sound in that way very very attractive we also recorded all of these uh, all of these yelling sounds that you'll hear in country sound <laughs> New barbecue velocissimo, 10 eh? secondi ma efficaci, molto efficaci perché questa campagna andò veramente molto, molto bene perché era molto connotata, era molto efficace, molto attrattiva. So, come si vedere, come si può vedere, it was an extremely fast commercial, ma it was efficient and we had a lot of success with it. Because it was efficient, it got our message across, it was attractive. Adesso vi mostro un'altra campagna storica nostra che è molto divertente. Perché eh, il problema era eh, quello di sonorizzare una serie di monaci che cantavano un canto gregoriano, ma che iniziavano a un certo punto a tossire so, I'm gonna show you another uh, advertising campaign that we did uh, which in which you have some monks who are singing but at a certain point they start to cough ora degli attori che cantano un gregoriano è molto difficile trovarli a meno che non prendi un coro eh, ma il coro non è una, non sono attori eh, quindi hanno scelto di affidarsi a degli attori e eh, il coro ha cantato qui in studio da noi Quindi gli attori fanno finta di cantare. So uh, we had to actually. They gave us some actors because they were going to be doing Gregorian chant as they were monks. And so the actors that you'll see in the film, they are all just pretending to sing. But we had an actual choir come into our studio to record the Gregorian chant. Ora, se avessimo preso un gregoriano preesistente, mettendolo sopra alle immagini degli attori che cantavano, non sarebbe stata la stessa cosa, perché iniziando a tonsire, piano piano, il volume del coro doveva diminuire. Quindi, se preso un gregoriano preesistente, non perché quando a cough, la musica sarebbe andata via, quindi of so ho dovuto comporre un chant speciale, un chant in order to make the coffee work. Pertanto, con il coro abbiamo iniziato a registrare in 40 e poco alla volta il numero di coristi che andavano avanti a cantare era sempre minore per poter avere l'efficacia del canto. Quindi, per fare questo sound uh, efficiente, abbiamo iniziato a recordare 40 singers. and then as the recording goes on we reduce the number of singers step uh, by step durante le registrazioni video io ero davanti agli attori che muovevano le labbra li dirigevo facevo il labiale mandando in diffusione il disco preregistrato del coro so when i i worked with the actors who were pretending to sing and i was there in front of them conducting them and lip syncing As we listen to the recording we made in the studio. E al momento della ripresa video, addirittura abbiamo chiesto al parroco della chiesa, in cui sono state effettuate le riprese, quali fossero le dimensioni della chiesa, in modo da mettere sulla registrazione esattamente il riverbero di quella chiesa. E so, while we were doing the video recording of the actors, I asked the parish priest of the church. In the exact dimensions of the church, so that I could get the echo right. Ora, so si, tratta, scusa, si tratta di veramente pochi secondi. Quando il coro inizia a cantare, c'è una prima inquadratura dove si sente un volume un pochino più alto di alcune voci, e poi alla fine rimane soltanto uno che dice Alleluia. Pochi secondi, ma l'immagine sonora è strettamente aderente alla realtà. sembrano questi monaci che cantano ma è stato tutto fatto in sync in studio. so you'll see as you'll see these actors uh, who are acting as monks who are pretending to sing at the end there's one just one who's not coughing who says alleluia but it sounds the sound recording from our studio sounds exactly as if it was in that church with the exact same reverb. E vecce annuccio che bagno fratelli la tosse vi fa dannare con bronchenolo ritrovate la pace quando la tosse è un inferno c'è bronchenolo che la combatte bronchenolo sciroppo Bronche no, lo scirocco. È un medicinale. Può indurre sormanenza, no, non usare scirocco. sotto i due anni. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Se la tosse persiste, consultare il medico. La scena finale può essere vista in maniera un po' <ride> un po' dissacrante. Ma ho degli amici sacerdoti che invece si sono molto molto divertiti, quindi insomma anche, anche questo è un po' un aspetto soggettivo. Quindi poi un'altra variabile soggettiva, come puoi vedere, molte persone potrebbero pensare che l'ultimo momento in cui il sacerdote gli dà la bronce di Broncenolo e imita il Corpus Christi, il uh, corpo di Cristo, This may be sacrilegious, however, I have many, many friends who are priests and they all thought it was hilarious. Quello che avete visto finora è, riguarda la musica ad hoc. Ma c'è anche un altro modo di sonorizzare le campagne pubblicitarie, che è quello di prendere musica preesistente. So up until now, this has been ad hoc music. Now we'll, we'll look at the other way of putting pairing music with image, which is called music from a library. Preludio è anche una piccola etichetta discografica, abbiamo delle produzioni commerciali dei gruppi emergenti e uno di questi gruppi emergenti è stato scelto per sonorizzare un video di backstage di una campagna pubblicitaria della Benetton. So our, our Preludio is also a recording label and we have a, a large library and you'll hear now An emerging, uh, a young emerging group, up and coming group uh, that was selected for this next commercial. Questo caso è un caso abbastanza particolare perché, eh, parten cioè, partendo da una musica preesistente, si può fare un montaggio sulla musica, quindi il video può seguire la musica. Mentre prima eravamo noi con la musica che seguivamo il video. Qui è il contrario, è il montatore che segue la musica. So with the, uh, what's particular about this brief is that it's the opposite of the Pringles commercial in which the music was following the video. In this case, because it's a pre-existent music, so uh, a music that's already been recorded just for music's sake, the video follows the music. andava avanti, non voglio tenerlo troppo lungo. E si capisce immediatamente la differenza tra un sound commerciale, tra una produzione artistica, discografica e invece un qualcosa che costruisci ad hoc. C'è chiaramente eh, una differenza e che può valorizzare molto anche certi video. So as you can see there there is a huge Between commercial music that is paired with an artistic, excuse me, a commercial that's paired with an artistic music, music just made to sound good, and music that's made ad hoc for a commercial. Ora noi in questi anni abbiamo raccolto eh, anche tantissimi brani che eh, vanno sotto il nome di library. library production music, musica apposta per l'immagine. So uh, over the past year we have put together a significant library of such works. Quindi, mentre quella di poco fa era una produzione discografica che è stata utilizzata per un video, adesso vi mostro invece una library che è stata utilizzata per uno spot. So whereas the music you heard for the Benetton perfume Comes from uh, music that was pre-recorded for just a, a recording label. This is music that comes from our own library. Angelo Parodi diceva sempre: Non fate mai aspettare una signora, ma certamente fate aspettare un tonno. Per questo lasciava i tranci tre mesi a stagionare in olio d'oliva. Angelo Parodi diceva anche: Chi i miei filetti assaggia dice. Annaggia. Poi ricordava: Andar lento prende i tonni contenti. E infatti scatolava piano piano i suoi tranci proprio come facciamo ancora oggi. Angelo Parodi, dal 1888 un mare d'esperienza. Ecco, in questo caso lo spot è molto carino, molto divertente, eh, è da tanti anni che è in onda, ha ripreso anche adesso. Uh, e, e, e la musica che avete ascoltato era una musica che esisteva prima e che un consulente musicale ha individuato, ha trovato e ha visto che calzava a pennello per raccontare questa storia. Quindi, come potete vedere, questo è davvero un commerciale bello, divertente, che è stata in aria uh, per molti, molti anni. Infatti, è stato, appena recentemente, in aria, quindi è stato molto successivo. and as you can see it, uh, uh, one of our music consultants found that that uh, music from our library and saw it fits just like it was tailor made for that commercial nei prossimi dieci minuti vi voglio fare una simulazione di come avviene una consulenza musicale con le library so for the next 10 minutes i want to show you what happens when uh, our company gives you a, a, does music consulting and we open our library to a potential client questa è la nostra piattaforma preludio music library all'interno della quale eh, abbiamo queste 50.000 tracce musicali già pronte so this is our preludio music library as you can see in which we have 50,000 Pre-recorded music already to be used and licensed. Ora entro nella piattaforma e vi mostro un lavoro che è stato già fatto in passato. Perché ovviamente staremmo qui due ore assieme se dovessimo fare un lavoro da zero. so uh, i'm going to show you a, a project that was already worked on before i'm going into the platform preludio music library platform right now and i'm going to show you a project that we already put together uh, we can't if we would do one now um, from scratch it would take uh, some weeks so for the expediency of sake of expediency here i'm going to show you a project that we've already worked on uh... Non so perché mi è rimasto in italiano, volevo andare in inglese. Io... I don't know why it's still in italian, it should be in English for some right now. Un attimo solo che ci riprovo. One minute. Ah, ok. E la nostra piattaforma ha questa caratteristica che si possono importare, si possono up up uploadare i video all'interno per vedere subito come sta la musica con il video. So, what's very nice about Preludio Music Libraries Platform is that you can import the video that you're going to be working with, and you can see right away for yourself how it works with the music. Questo che vedete qui, in piccolo, adesso mi dispiace e non, non riesco a ingrandirlo. È il video che ci mandò l'agenzia con anche il, già, lo speaker. So, this is, as you can see, I'm sorry, it's a little bit small. Is a video the agency sent us which already has the image and the speaker. E, eh, è un newspaper che ha un allegato sulla seconda guerra mondiale. And so, this is a newspaper that has an insert about World War II. Con il giornale Storia della guerra civile, un'opera unica per documenti e immagini. Nella scomoda inchiesta di Giorgio Pisanò, le sconvolgenti verità sui falsi miti della Resistenza. Oggi con il primo volume in regalo, gli ultimi secondi di Mussolini. In edicola, con il giornale. Per questa ricerca, il cliente ci chiese di trovare una musica epica, una musica eh, forte, diciamo così. So for this, the client asked us to get a, an epic sounding music, a strong music.: All'interno della nostra piattaforma, noi possiamo cercare le musiche sulla base di tantissimi tag. So as you can see here, we have many different tags that we uh, have categorized music in at Preludio Music Library. For example, questi sono i generi musicali. So you can see the music genre. Queste sono le atmosfere. Those are the different music atmospheres. Oh, il mood, il ritmo, l'orchestrazione, il prodotto. E eh, 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 vabbè, le, 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 il testo, anche, volendo anche il testo, se ci fosse un, un, parlato, un cantato. You see, if you also even sung, you have the In questo caso andiamo su atmosfera. E gli chiediamo di trovare una musica epica, per esempio. Ah, so you see we have epic right there under atmosphere and then uh, we, we have exactly what the client was looking for. Troviamo tantissimi risultati. 1665 risultati. So, come potete vedere, then what comes out of our search are 1665 epic tracks. Volendo possiamo, ad esempio, ridurre i risultati dicendo vorremmo un genere in particolare. Non so, potremmo scegliere il rock oppure in, quest in questo caso potremmo scegliere cinematic. So if we want to reduce those 1665 results, then we could use, pick a genre, so pick uh, rock for example. E abbiamo trovato 479 risultati. There, and then we have 479 results volendo posso anche andare a cercare eh, cataloghi specifici noi abbiamo una serie di cataloghi e quindi posso dirgli trovami soltanto per esempio eh, le tracce di questo catalogo qui in particolare And so if if also if, you, if the client would like we have a catalog of already specific specific recordings of specific sounds uh, from pre-existing other other catalogs. Adesso cancello quest'ultimo tag dell'etichetta dell perché mh, ha senso solo se conosci bene i vari cataloghi oppure possiamo a, a dirgli uno specifico prodotto, i beni di consumo, il lusso, le automobili, documentari. So, as you see here, I can also search by the products that are going to be advertised. In sostanza, incrociando tutti i vari parametri, ogni volta anche ricominciando da zero, posso cancellare, posso togliere epica e dirgli magari voglio un'atmosfera evocativa o la voglio oppure tutte e due. Per esempio, se io gli dico epica and evocativa, mi trova le tracce che hanno entrambi questi parametri. So in see uh, then I can I can start over again at zero and then I can pick two atmospheres and then see what comes out. Questo permetterà di ottenere risultati mirati molte meno tracce perché ovviamente se abbiamo mille risultati non è, non possiamo ascoltare mille risultati event of course uh, you're gonna have a much more focused a number of results because you can't really go through uh, 1665 tracks esatto ora rientro nel nel progetto uh, nel progetto iniziale perché ovviamente noi <coughs>

Con il giornale Storia della guerra civile, un'opera unica per documenti e immagini. Nella scomoda inchiesta di Giorgio Pisanò, le sconvolgenti verità sui falsi miti della Resistenza. Oggi con il primo volume in regalo, gli ultimi secondi di Mussolini. In edicola, con il giornale. E in questo video, come avrete notato, ci sono una serie, eh, in, si chiamano, vengono generalmente chiamati di appuntamenti. Cioè okay. ci sono le slide che hanno un certo ritmo, la rivista, il giornale che arriva

and so of course what we naturally do is listen to the music track and see is that going to go well with that video even in just a few seconds i can listen to it just to see yes or no bene. that could go well Addirittura un Rex tremende di Mozart. So even the back of a Ora, adesso che abbiamo sentito alcune di queste tracce qui, possiamo vedere come si abbinano col, fi, col, col video. So, questa, now that we've heard a few of these tracks, let's see how they go together with the video. Questa icona ci permetterà di andare a vedere come stanno. E eh, ovviamente, eh, noi l'abbiamo già fatto, quindi vi faccio vedere, eh, per esempio, Glory, la prima traccia che abbiamo ascoltato. Ecco. So this is the first track that we heard. Abbiamo l'in e l'out del video, l'in e l'out dell'audio. Abbiamo scelto questa parte di musica da far sentire. That's the part of Nel video c'è lo speaker, quindi non lo mettiamo in mute. So the video track also has a speaker who's talking, so we don't want to mute it

Con il giornale Storia della guerra civile, un'opera unica per documenti e immagini. Nella scomoda inchiesta di Giorgio Fisanò, le sconvolgenti verità sui falsi miti della resistenza. Oggi con il primo volume in regalo, gli ultimi secondi di Mussolini. In edicola con il giornale. Ovviamente è soltanto appoggiata, eh? È so soltanto appoggiata. ovviamente, stiamo proprio cercando di E. Vediamo come sta quest'altra. Let's see how this other one is. Con il giornale. Storia della guerra civile. Un'opera unica per documenti e immagini. Nella scomoda inchiesta di Giorgio Pisanò, le sconvolgenti verità sui falsi miti della resistenza. Oggi con il primo volume in regalo, gli ultimi secondi di Mussolini. In edicola con il giornale. Non male. That sounds okay to me. Vediamo un'altra ancora. Questa. Let's take a look at another one. Con il giornale Storia della guerra civile, un'opera unica per documenti e immagini. Nella scomoda inchiesta di Giorgio Pisanò le sconvolgenti verità sui falsi miti della resistenza. Oggi con il primo volume in regalo Gli ultimi secondi di Mussolini. In edicola con il giornale. Vorrei fare un sondaggio adesso, Simeon, con i, i nostri like... amici presenti qua. Ne like prendi to... ancora una? take a survey please from uh, with all uh, from all of the uh, the participants attending please Simeon. ne faccio sentire ancora una e poi vediamo se mi dite qual è la vostra preferita okay so i'm going to make you uh, we're going to listen to one more and then i want you to tell me which your favorite which one your favorite one is andrea how are we going to uh, how do we know the name of each one or how ah, do we sì, vabbè, what, 1, 2, 3 o 4, please. This is Con il giornale. Storia della guerra civile. Un'opera unica per documenti e immagini. Nella scomoda inchiesta di Giorgio Pisanò, le sconvolgenti verità sui falsi miti della resistenza. Oggi con il primo volume in regalo, gli ultimi secondi di Mussolini. In edicola con il giornale. Andrea, can we listen to them all again? Ok. <laughs> The first is glory. Ah, facciamo così. Eh, no, vabbè, ok. The first is glory. Con il giornale, Storia della guerra civile, un'opera unica per documenti e immagini. Nella scomoda inchiesta di Giorgio Fisanop le sconvolgenti verità sui falsi miti della resistenza. Oggi con il primo volume e regalo Gli ultimi secondi di Mussolini. In edicola con il giornale. The second is. Code Con il giornale Storia della guerra civile. Un'opera unica per documenti e immagini. Nella scomoda inchiesta di Giorgio Pisanò, le sconvolgenti verità sui falsi miti della resistenza. Oggi con il primo volume in regalo Gli ultimi secondi di Mussolini. In edicola con il giornale. The third. Is. The third was. Hero! Con il giornale Storia della guerra civile. Un'opera unica per documenti e immagini. Nella scomoda inchiesta di Giorgio Pisanò le sconvolgenti verità sui falsi miti della resistenza. Oggi con il primo volume in regalo Gli ultimi secondi di Mussolini. In edicola con il giornale. E la quarta, the fourth, was. Septagon. The Septagon. Con il giornale. Storia della guerra civile, un'opera unica per documenti e immagini. Nella scomoda inchiesta di Giorgio Pisanò, le sconvolgenti verità sui falsi miti della resistenza. Oggi con il primo volume in regalo, gli ultimi secondi di Mussolini, in edicola con il giornale. What do you say? I say Qual è quella che è stata scelta? Which did you choose, david what you say which you prefer number three from david three. ok jerome tu cosa preferivi simeon number three anche tu la tre e In invece era la quarta. Uh, era la quarta. Adesso Pitagora hanno scelto la variabile soggettiva è intervenuta. So you see no. the subjective variable came into play because the company chose number four. Ultima cosa, Simeon, che vi faccio vedere è invece un aspetto uh, del nostro lavoro molto particolare, che è il sound design. So now I'm going to quickly show you sound design, the last part of our work. Molti dei film, che voi vedete in televisione, eh, tutti i suoni vengono ricreati per permettere di avere le colonne separate tra l'ambiente e le voci, e poter fare i doppiaggi nelle varie lingue. So uh, this is, for example, we do uh, voice overdubbing so that you can do one commercial in a different language than the original commercial. Ora vi mostrerò un video molto carino che avevamo fatto tanti anni fa per una marca di eh, lettori multimediali di MP3. All'epoca, tanti anni fa, questo lettore voleva fare un po' la concorrenza all'iPod di Apple. So I'm gonna show you a commercial from many years ago. It was an MP3 player. So around the year 2000 or a little bit before. that was going uh, to, excuse me, so uh, 2001, that was going to give Apple some competition with their iTunes. E questo video era uno dei primi video virali, come si usa a dire in termine, nel termine. And so this turns out to be actually a video a commercial that turns out to be went viral. Perché voleva divertire gli spettatori. Ora, la società che, ci ha prodotto, che ha prodotto questo video eh, ci ha dato il video muto. Era senza suono, senza niente. And so, when we got the, this video from the client, there was no sound whatsoever, it was completely mute. Qualunque piccolo suono voi sentite, i cantati, i parlati, la musica, gli effetti, è stato realizzato da noi interamente. Any sound you hear. On this video was completely product of our company. We recorded everything, all of the sounds. E io con questo video, anche se il 14 di luglio presa della Bastiglia, oggi vi auguro con questo video buon Natale. So even if today is Bastille Day, I'd like to wish you Merry Christmas. Mm. 아 아니야. 음. <laughs> mm, 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 mm. Jingle bells, jingle bells. Grazie, Simeon. Thank you very much, Simeon. So, uh, thank you very, very much to Andreas Thomas Gambetti for this enlightening show uh, of uh, Preludio Music Studios. Thank you so much for taking us inside your work and letting us know uh, exactly what's behind all of those commercials that we see all the time. So, thanks very much to you, Andrea. How can, to you. We, how can we stay in touch with Andrea? Let's take a look now. We have it our... is at preludio.it, and that is where we are able to find uh, Andrea's contact. It's also in English, I see there. We just click yes. on the yes. British, uh, the, uh, the, the UK flag there. There we have it. Okay, and then we can contact you. Okay, we'll call you back. Call us, or we can write you a message. That's right, Andrea yes Wonderful. right at preludio at preludio.it okay so i'll put that now in the chat room for everybody so that is right there so preludio.eat and the email is preludio at preludio.eat okay and is there to answer your questions listen to your concerns hear your comments so let's take a look at next week, what we have coming up. We have Audiel Benjamin Avalos and Juan Guerra Gonzalez. The Embassy of El Salvador in Austria invites you to meet two Salvadoran musicians, Audiel Benjamin Avalos and Juan Guerra Gonzalez, who will present their work on the show Vienna Live. With Simeon Moro, As always, all information about upcoming shows may be found at www.simeonmorrow.com. So, there we have a very special invitation from the Embassy of El Salvador in Austria next Wednesday. Look forward to seeing you there. So, once again, thank you to Andreas Thomas Gambetti for all of his uh, enlightening insight. And thanks very much, of course, to you, our participants, for making it all worthwhile. So, from Milan, Italy, from Vienna, Austria, goodbye and see you next week. Ciao, grazie.